Si apre con l'immagine di Veronica Colombo che punta una pistola alla testa di De Silva, l'ultima puntata della serie TV Squadra Antimafia 6. Ci troviamo nella villa Covo di Crisalite e il capo Guido Montì è stato ucciso per mano della stessa Veronica Colombo. Nel frattempo anche Calcaterra ha raggiunto la villa e ha contattato gli uomini della Duomo che si stanno recando sul posto. Ne segue una sparatoria durante la quale vengono uccisi alcuni uomini di Crisalite, ma la Colombo e De Silva riescono a fuggire. Si scopre quindi che Veronica Colombo non era morta nell'incendio della casa al mare perché era stata avvertita da Spagnardi, il fedele servitore di Montia, che ora ha preso il suo posto. Lara Colombo riceve una telefonata da De Silva, il quale le riferisce che è disposto a parlare ma solo con Calcaterra. Quest'ultimo, che nel frattempo è riuscito a scappare grazie all'aiuto di un collega, viene riammesso in servizio solo fino alla conclusione delle indagini su Crisalide. Il mandato di arresto nei suoi confronti è solo momentaneamente sospeso. A condurre le indagini continuerà tuttavia il vicequestore Lara Colombo. Calcaterra si incontra quindi con De Silva, che gli consegna una chiave per PC contenente la lista di 10 uomini appartenenti a Crisalide che vogliono farlo fuori. Alcuni di questi sono già morti e ne rimangono solo quattro. Gli agenti della Duomo cercano di rintracciarli. Intanto Crisalide porta avanti il suo piano di colpire le istituzioni per destabilizzare il sistema e viene ucciso Funari del gruppo De Nas. I mandanti dell'omicidio, una certa donna Pennino e Aleo, sono poi costretti a togliersi la vita per ordine di Crisalide. Pietrangeli e Lara scoprono che il prossimo obiettivo è il giudice Licata, ma riescono ad intervenire in tempo. Nella tasca di uno degli uomini ucciso che avrebbe dovuto eliminare il giudice viene trovata una chiave che riconduce ad un garage. Al suo interno vengono trovate delle bombe, ma ne mancano quattro. Gli agenti della Duomo capiscono così che Crisalide ha intenzione di fare una strage in quattro punti diversi della città di Catania. Tramite De Silva, un certo Marino appartenente a Crisalide viene preso come ostaggio da Calcaterra e l'uomo confessa di sapere dove può essersi nascosto Spagnardi. Inizia così la corsa contro il tempo per impedire che le bombe esplodano. De Silva, nel tentativo di portare via una delle quattro bombe, esplode con la sua auto. In convento, Rosy Abbate uccide Spagnardi e una sua complice mentre tentano di eliminarla. Veronica Colombo viene arrestata. Rachele, unica superstite di ragno, cammina tra la folla con il volto rigato dalle lacrime. Lara passa la notte da Pietrangeli. Intanto dall'obitorio sparisce il corpo di De Silva. Tra gli oggetti sequestrati a Spagnardi manca la piccola chiave che apre lo scrigno contenente tutti i segreti di Crisalide. La puntata si chiude con l'immagine di Calcaterra, ferito e insanguinato, che, fuggito dall'ospedale, tenta di interrompere invano la cerimonia con cui Rosa Abate ha deciso di prendere i voti per diventare suora. Calcaterra viene rapito da alcuni uomini e portato via con un furgone.